Buongiorno a tutti ragazzi, questo piccolo prologo a cui seguirà il video, un video tanto problematico per me e anche per voi logicamente che lo dovete guardare, è proprio per innanzitutto per porvi all'attenzione appunto la problematica che è successa ieri, ovvero il video della cassetta C250 ha avuto dei problemi, non so per quale motivo, anche perché su alcuni dispositivi mobili si vedeva, l'audio era perfettamente chiaro, mentre su altri era assolutamente inascoltabile. Noi abbiamo provato con diversi telefonini, quindi sugli smartphone, è una cosa stranissima perché su alcuni iPhone si sentiva, su altri no. Non so cosa dirvi. Sicuramente sul PC non ci sono problemi. Però adesso vi volevo anche ringraziare, più che altro partecipazione al sondaggio che abbiamo fatto, in cui è emerso voi preferite un unico video anche abbastanza lungo, quindi importante, solamente la domenica invece che spezzettare il video in due, e quindi vi ringrazio per questo perché logicamente ci date indicazioni su come andare avanti, su quali sono le vostre preferenze. E quindi cosa facciamo? Prenderemo questo video di adesso, quindi vi sto parlando adesso, lo metteremo come prologo al video della cassetta C260, che appena scendo giù, come vedete, mi trovo, scusate un attimo, vi faccio vedere, mi trovo al terminillo, perché logicamente giù adesso fa un caldo pazzesco e quindi noi abbiamo preferito trasferirci qui, visto che abbiamo la nostra casa mobile, piacevolissimo la mattina svegliarsi con l'aria fresca della montagna. Quindi questo video andrà in prologo al video della cassetta 160, che appena scendo giù inizio a montare veramente rapidamente, cerco di proporvelo il prima possibile, quindi non so se entro oggi o massimo entro domani, ok? Vi saluto e niente, buona visione. Ah, mi dimenticavo una cosa, guardatelo fino alla fine il video, che c'è un siparietto veramente carino. Ciao.